dimentichiamo che l'amministrazione ha cercato di tagliare la spesa poco produttiva senza rinunciare ai servizi utili per la collettività e soprattutto senza aumentare le tasse. Ricordo che la tariffa tasso ad esempio non è stata mai aumentata da questa amministrazione. Oggi copertura per l'IMU abbiamo applicato le aliquote a livello più basso. Scelte di cui andiamo fieri e che ci distinguono da molti comuni. Per tutto nonostante le migliori risorse che arrivano al Comune di Mezza dallo Stato e da altri enti, nonostante i vincoli stringenti posti dalla votazione di Ubi e nonostante tenda la maggiore distinzione del Patto di Stabilità. Vorrei evidenziare all'amministrazione e quindi anche ai colleghi dell'opposizione che bene è una analisi costruttiva nell'interesse della città, ma anche bene far presente ai signori colleghi che si evidenzia un incremento dell'indice di autonomia funzionale di questo comune che oggi si attesta al 93%, che non direi poco in virtù delle problematiche risolte in questa crisi, che giustamente sono da condividere nell'interesse della collettività, però in base a queste restrizioni noi dobbiamo auspicarci l'interesse della città prima leggendo delle priorità. E quindi ciò significa che grazie all'entrata tributaria ed extra tributaria si copre non solo la spesa corrente, ma anche la spesa per gli investimenti che si riconoscono tutti i mezzi contratti. A questa maggiore autonomia finanziaria il Comune corrisponde, come evidente, una progressiva e inesorabile riduzione dei trasferimenti di risorse dallo Stato. Detto questo, io mi auguro che sul tema sta cercando di intervenire il governo che ha eliminato il decreto legge numero 35 del 2013 in esame in Parlamento, volto ad incentivare la ripresa economica della pubblica amministrazione. Io dico questo per far capire agli altri di collaborare per come è possibile dalle maggiori entrate ridurre l'interesse della collettività, ma di fare i conti con quello che noi attualmente viviamo e per la difficoltà che l'intero paese percorre. E quindi per sociale questa amministrazione ha provveduto nel corso degli stanziamenti ad apportare delle utili modifiche proprio perché considerando